Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte. È questa la ricerca di Eurispes nazionale che la sede regionale Piemonte Valle d'Aosta dell'Istituto di Ricerca ha presentato a Palazzo Cisterna, sede aulica della città metropolitana di Torino. Giochi, legalità e patologie, gli effetti della legge regionale del 2016, una compressione al gioco che inevitabilmente è sfociato in una crescita dell'illegalità, queste sono le linee guida della ricerca presentata oggi dal direttore della sede Eurispes Piemonte Valle d'Aosta, Antonio Rinaudo. Quello che ci tengo a precisare è che stiamo parlando di gioco pubblico, la disciplina del gioco pubblico in Piemonte. Correlativamente si apre però tutta una problematica che è conseguenza di queste limitazioni, vale a dire l'inserimento negli spazi che si creano, perché nel momento in cui tu limiti una determinata attività, ecco che i giocatori compulsivi si ritrovano senza la possibilità di dare sfogo a questa loro pulsione e quindi ecco che si rivolgono a un mercato clandestino, mercato clandestino che, ahimè, sappiamo è in mano alla criminalità organizzata. E da qui quindi la contrapposizione di questi due principi costituzionali, la tutela della salute pubblica e la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ecco quindi il punto nodale di questo incontro, di questa ricerca, vedere se vi è una possibilità di bilanciamento e trovare il giusto equilibrio fra questi due aspetti fondamentali. Sulla inefficacia del distanziometro si è espresso in modo forte Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca Eurispes, che ha aggiunto che l'inefficacia dello strumento sul fronte sociosanitario produce a suo avviso un aiuto alla criminalità organizzata. Gli strumenti applicati in tutta Italia, in tutte le regioni, il distanziometro e la compressione degli orari di offerta del gioco attraverso apparecchi da gioco non funzionano. Sono strumenti che non hanno alcuna, diciamo, hanno una finalità elevata, ma un'efficacia inesistente. C'è un'osmosi tra legalità e illegalità che non può essere messo da parte. Il gioco era prima alegale o illegale, attraverso l'intervento dello Stato è stato riportato alla luce, il gioco illegale continua a essere molto presente, bisogna evitare di dare occasione all'illegalità e alla criminalità di avanzare nei volumi di gioco.